italiani di questo bellissimo teatro della città di Catanzaro, capoluogo di Regione Calabria. Espressioni di questi ragazzi oggi dell'eccellenza che la scuola calabrese può esprimere e di quello che sta dietro a questa giornata, il lavoro che quotidianamente il corpo docente quindi porta avanti. Grazie. Buongiorno. Un saluto affettuoso e particolare al mio direttore generale che ha bene istruito e portato noi sempre avanti come dirigenti il messaggio di lavorare in gente. Questo oggi è un esempio, lo scambio culturale che è stato già fatto con Copenaghen è un motivo di grande soddisfazione. Buongiorno a tutti, io è veramente un piacere accogliere, un piacere aver organizzato questa manifestazione oggi, questo evento di oggi. Io ho creduto subito quando a dicembre 2015 abbiamo dato vita al Piano Nazionale della Scuola Digitale. Ci ho creduto personalmente, ci hanno creduto tutti i miei collaboratori e quindi francamente ritengo che questo è un discorso importantissimo. Vedete, i ragazzi devono considerare, non devono più considerare lo smartphone, le app, le varie cose solamente come strumento solo per comunicare con loro, per fare attività che sono a volte purtroppo negative, e che purtroppo gli esempi negativi dell'utilizzo maldestro, ed è un eufemismo dire maldestro, di questi strumenti è sotto gli occhi di tutti ed è nelle cronache di tutti i giorni. Quindi è importante, diciamo, essere educati ad un uso corretto di queste apparecchiature, perché in queste apparecchiature noi possiamo realizzare le migliori cose possibili, comodità, elementi utili che servono alla vita di tutti i giorni e ci aiutano costantemente. Noi abbiamo partecipato a questa rete, abbiamo siglato l'accordo, siamo soddisfattissimi di questo e io sono entusiasta di tutto quello che è stato realizzato. Ovviamente io posso essere entusiasta, posso essere contento, posso cercare di fare il promotore, posso usare degli slogan come quelli che sono probabilmente da 3 anni che sono qua, sono triti e ritriti, mi avete sentito dire 1000 volte, ma io ci credo fondamentalmente, perché è vero. Noi siamo stati abituati nel tempo ad una scuola che viveva isolata, che cercava di far vedere quanto era bella casa sua, per cercare di fare del microcosmo, cioè dire vieni da me e da me stai meglio, solamente pensare il piccolo nel discorso ristretto della propria istituzione scolastica, non vedere più grande, non immaginare più grande. Invece noi oggi siamo in mondo di una rete. Di una rete estesa quanto più estesa possibile. Il fatto stesso che qua ci siano delle scuole della Danimarca dice quanto sia estesa questa rete e quanto noi ci crediamo a questa rete affinché le scuole siano in rete, una rete reale. Perché? Perché da soli veramente non si va da nessuna parte, solamente se si sta insieme, solamente se ognuno mette il proprio tassello, se noi consideriamo un puzzle, se noi pigliamo tutti i pezzi piccoli di un puzzle, no? Pensiamo che sia impossibile, poi dopo quando abbiamo finito questo passo vediamo delle immagini meravigliose, delle sfumature bellissime, dei paesaggi bellissimi, ma sono realizzati dal mettere insieme, dal capire come inserire queste varie tesserine. Però quando queste tesserine, questa tutto a posto, noi abbiamo questa opportunità di vedere queste immagini stupende. E noi così dobbiamo vedere questa cosa. Chiaramente io posso avere tutte le idee possibili e immaginabili, posso spronare, posso credere in determinate cose, ma se non avessi avuto, cioè io ringrazio i complimenti che la professoressa Abuso mi ha fatto, ma io se non avessi avuto comunque a fianco a me collaboratori come la dirigente, la dottoressa Barbieri, che dirige l'ufficio terzo e che guarda e che, diciamo, si interessa all'arte degli studenti e altre cose, o collaboratori diretti del Piano Nazionale della Scuola Digitale, il dottor Benicasa, la professoressa Abuso e tutti quanti dell'ufficio, in questi anni c'è stato da parte di tutte le istituzioni scolastiche calabresi.
vi auguro buon lavoro, ci vediamo nel pomeriggio, io mi trovo per loro. Scusatemi un attimo solamente, ricambio i ringraziamenti del vice sindaco. Io una cosa devo dire, e senz'altro, quando dico abbiamo lavorato tutti quanti insieme in ufficio, ovviamente tante cose nessuno potute fare, perché quel principio che è stato perfettamente accettato da tutte le istituzioni che sono sul territorio e che hanno lavorato con noi in maniera veramente secondo lo spirito del dire mettiamoci intorno a un tavolo, il comune di Catanzaro, i comuni delle altre regioni, la regione Calabria, la provincia di Catanzaro, le amministrazioni provinciali, anche delle altre città come Reggio Calabria, le istituzioni come la prefettura, tutti si sono uniti all'ufficio scolastico regionale per venire incontro, perché ovviamente gli studenti sono il nostro obiettivo principale ed è solo il futuro, non è una frase fatta. I giovani sono il futuro di una nazione e di una regione, e per cui questo si è compreso, per cui io ho avuto veramente l'appoggio di tutte le istituzioni che esistono nella regione, da quelle civili, istituzioni militari, religiose e anche sportive. Quindi veramente il mio ringraziamento totale a tutti. È l'occasione che mi dai di rivolgere un saluto e complimentarmi con il direttore regionale, con te, il dottor Benincasi, con la scuola, perché per la realizzazione di questi eventi è il secondo quale partecipo, e francamente sono contento di vedere come si muove anche la scuola in Calabria. Purtroppo sono intruso nel campo della scuola e il mio, come dire, pensiero va un pochino oltre. Io vedo, caro Lucia, che a fronte di questo sforzo notevolissimo dell'ufficio scolastico regionale calabrese, ed è importante che ci siano questi collegamenti europei che ci consentono di allargare l'orizzonte, ed è finalmente importante che ciò si faccia, soprattutto in Calabria. Ma devo far rilevare, come penso tutti quanti abbiano rilevato, che purtroppo l'obiettivo non si centra, caro Lucia. Se oggi, in questo momento, a Napoli c'è un comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico col ministro Minniti per le baby gang, significa che la scuola sta mancando il suo obiettivo. Significa che la politica sta mancando l'obiettivo di andare incontro ai giovani, formare i giovani e le nuove generazioni. Significa, quello che diceva prima il direttore generale, che purtroppo anche per quanto riguarda la digitalizzazione dei nostri giovani siamo purtroppo sul fronte opposto. Non sta diventando la digitalizzazione un'opportunità, ma purtroppo senza una legislazione che ponga l'attenzione sull'uso della rete digitale, senza un apparato legislativo, quindi parlo dei parlamentari e l'apparato esecutivo di un governo che ponga l'attenzione su come i giovani vanno educati, istruiti, avviati alla società e al lavoro. Una volta la scuola era maestra di vita. La scuola, e sentivo prima il direttore che ha detto in silenzio abbiamo lavorato, no, cari docenti, cari dirigenti, fatevi sentire, perché la scuola deve essere maestra di vita. Voi dovete lavorare, farvi sentire su queste cose, non solamente in queste occasioni, ma in protesta, e dovete raccogliere insieme a voi, i genitori e gli studenti, perché il nostro e il loro futuro dipende da voi, dipende da quello che voi riuscite a trasmettere e da quello che voi riuscirete a far fare al potere legislativo, perché in questo momento c'è un vuoto assoluto, non vedo futuro. A voi, insegnanti e docenti, voi, i portabandiera della scuola maestra di vita, voi date l'impulso, noi vi seguiremo. Grazie. Devo dire, mi trovo qui anche dopo il concerto di questa mattina con grande emozione, e quindi mi perdonerete
se in un posto meraviglioso come oggi sarò un po' emozionato. Allora, intanto io dovrò così auguri e per l'avvio di quello che oggi è il polo di Caltal in questa regione. In realtà un ringraziamento forte al direttore che ha creduto sin dall'inizio questa avventura nazionale, ma in realtà con tutti quanti da Lucia, professor Benedetti e altri dell'ufficio scolastico. Ai giovani di oggi si chiede di costruire l'infrastruttura del XXI secolo fatti di contenuti digitali a disposizione di tutti. E questo era ed è il nostro messaggio con il quale stiamo lavorando insieme con tutte queste istituzioni. Come vedete, in realtà noi lavoriamo sul territorio. Oggi ho sentito da parte del direttore una serie di parole chiavi che mi appartengono, che ci appartengono come rete e che riguardano fondamentalmente un uso consapevole del digitale. La pazienza, vorrei solo dire che ci siamo una rete, come rete si condivide, si pensa a livello nazionale ed europeo e si agisce però sul territorio e viceversa, il territorio ha la possibilità, ha il dovere di massimizzare a livello nazionale le esperienze reciproche. E quindi oltre che augurarvi e dare un saluto ai nostri gentili ospiti, mi sento a casa, quindi lo faccio con i nostri gentili ospiti, vi chiedo di fare riferimento all'ufficio perché credo che nei prossimi mesi dovremo anche lavorarci. Creare concreto sviluppo. E con queste parole io voglio annunciare appunto i nostri ospiti da adesso. A tal riguardo perdonatemi di ringraziare la collega Rosanna Galliberi che è in silenzio qui fra loro, proprio da fungere come esperta, come grande Rosanna, che si viene quella che aprirà appunto questo momento introduttivo della scuola danese di Copenaghen, anche perché lei diciamo, lo farà in maniera veramente carina, devo dire, e domani noi altri in lingua italiana, quindi a supporto anche dei colleghi. Grazie Silvia. Prego. Buongiorno, grazie di questo invito, siamo molto lieti di essere qui con voi a Catanzaro, è la prima volta per noi tutti. Mi presento, mi chiamo Silvia Paoli, sono una dei docenti del liceo di Ørsted, che ha avuto la visita nel mese di novembre e inizio di dicembre di 4 gruppi di docenti, dirigenti italiani del Calabria di diverse scuole, e adesso siamo venuti noi a far parte di questo evento, grazie. Il nostro liceo si trova in una zona nuova della città di Copenaghen. Era 15 anni fa non c'era niente, era tutto vuoto, tutto bianco, c'erano solo campi. E poi la città ha cominciato a sviluppare la zona, ha costruito un metro come prima cosa, e poi si sono costruite le istituzioni, si sono costruiti gli uffici e adesso ci vive anche circa 10.000 persone. Questa è la nostra scuola. Le pareti che vedete colorate mostrano lettere e segni e numeri come simboli di istituzione, come simboli di apprendimento. La nostra scuola non è una scuola normale, diciamo, non è una scuola classica con classe, con muri e con porte chiuse. Invece è tutto il contrario. L'ambiente fisico è stato determinato dalla pedagogia che è stata definita da un gruppo di persone nel comune di Copenaghen 10 anni fa ed hanno deciso di costruire una scuola totalmente diversa, aperta, come potete vedere in questa foto, con una scala più grande che è al centro della scuola. E poi quello che noi chiamiamo ambienti di insegnamento aperti,
dove le classi, scusate, dove le classi si riuniscono e dove le classi lavorano. Per esempio sulla destra si vedono dei tavoli rotondi, questo è un ambiente di insegnamento dove possiamo avere lezioni. Abbiamo anche qualche classe normale, ma non sono del tutto normali perché non ci siamo, ci sono muri, sono vetrati, quindi si vede tutto quello che ci succede dentro. L'architettura è aperta perché l'idea era di stimolare la comunicazione tra tutti, tra alunni, tra docenti e alunni e tra docenti. Cioè l'idea era di essere ispirato dagli altri per poter se stesso insegnare e imparare. Quindi deve essere un'ispirazione reciproca. L'idea era anche di dare priorità a un lavoro in gruppi e un lavoro in progetti, cioè non un insegnamento dove il docente parla e spiega agli alunni cosa devono imparare, ma un lavoro comune dove si lavora su un progetto dove gli alunni si sviluppano po' per po'. Quindi per noi è stato dall'inizio assolutamente necessario usare tecnologia di informazione e di comunicazione digitale, ICT la chiamiamo, perché non c'è altro modo di lavorare nella nostra scuola. In questi ambienti aperti un docente non può parlare a una classe e dare ordini di fare questo o quest'altro, perché non ci sentono. Le pareti sono fatte in tal modo che non si può parlare ad un gruppo alzando la voce. Quindi si lavora in gruppi, come si vede qui, e i ragazzi lavorano sul computer. Noi prepariamo tutti i loro compiti, tutti i progetti che devono fare sul computer. Ogni classe e ogni materia ha un portale digitale e tutto quello che si deve fare si trova su questo portale digitale. Forse ne vedrete un esempio più tardi con il mio collega Klaus. L'idea di usare i mezzi digitali è di stimolare e sviluppare le conoscenze e l'apprendimento, e questo è uno scopo in tutte le materie, ma è anche un'idea più grande di assicurarsi che gli alunni diventano in grado di partecipare in modo positivo della società, cioè questo è un nostro, anche uno scopo democratico. Perché non è del tutto facile usare i mezzi digitali, anche se i ragazzi credono di saperlo, si usa tutti, ma invece non sanno sempre come usare i mezzi. Allora abbiamo deciso di formulare, anche perché questo adesso è obbligatorio, con una riforma che entrata in vigore qui adesso, il 1 agosto del 2017, questo è il primo anno scolastico con questa riforma. Abbiamo deciso nella nostra scuola di fare imparare ai ragazzi diversi mezzi in modo che siamo in grado di dare una patente digitale dopo 3-4 mesi, non ricordo più. E in questa patente digitale devono per esempio imparare una disciplina digitale, vuol dire non essere su 2 o 3 mezzi alla volta, perché anche se loro credono che possono da una parte lavorare sul computer, dall'altra parte essere col telefonino, su Facebook o WhatsApp o qualora altra cosa, invece questo non è possibile. Devono anche imparare ad adattare i testi digitali su un PDF, per esempio. Imparano a ricercare informazioni e giudicarsi se possono utilizzare queste informazioni, quindi devono avere un senso critico in confronto alle informazioni che trovano sul net, e devono anche imparare a comportarsi sulle reti sociali, come uno si comporta, cosa si scrive e cosa non si scrive, e alla fine fanno questo esame, questa patente. Ancora non conosciamo i risultati perché è il primo anno che lo facciamo. Siamo anche digitali nell'insegnamento, questo per esempio è un esempio dei libri che io uso, insegno scienze politiche ed economiche, e questi sono quelli dei libri digitali che abbiamo nella nostra
non trovo la parola. Sì. Digitale vuol dire anche usare tutto quello che c'è di possibilità sul net, per esempio film, con il grande successo di film, è un film sulla storia dell'umanità in inglese, fatto da un professore di storia inglese che si chiama Dara Jana. Accanto a sinistra vedete una foto del primo ministro danese che tutti gli anni, il primo gennaio, dà parla a tutti gli danesi, e questo usiamo anche nell'insegnamento. Scusate, non mi vengono le parole in italiano. Anche i nostri alunni producono piccoli film, non ho portato tutto il film perché non c'era proprio il tempo di farlo vedere, ma questo è uno dei miei alunni in prima classe, hanno fatto una piccola presentazione. L'organizzazione delle scuole di campo, se non c'è tempo di farla vedere, forse questo pomeriggio. Una delle cose sulle quali abbiamo passato molto tempo e passiamo ancora molto tempo è quello che chiamiamo le comunità di apprendimento, dove gruppi di docenti con la stessa materia, con uno stesso scopo pedagogico, lavorano insieme, preparano lezioni, preparano compiti, preparano anche, cioè valutano anche i risultati insieme per sviluppare l'apprendimento dei ragazzi. E i scopi è per i nostri alunni generalmente di essere attivo nel loro apprendimento, di produrre digitalmente ma anche tradizionalmente, di riflettere sui propri studi e il proprio sviluppo, il senso critico, come già ho detto, ed essere sempre più innovativi e più autonomi.